E anche oggi, nuovo giorno, nuova avventura! Nuova avventura! Hola gente, benvenuti in un nuovo video. Mi trovo in un ristorante thailandese con una signorina e una signorina un po' più grande. Qua stiamo facendo dei noodles, che in particolare sono i miei noodles. E a questo punto potreste pensare che il contenuto di questo video è cucinare in un ristorante thailandese. Se non fosse che lui è il proprietario, vorrei farvi notare che ha due cavalli su un pick up. Ciao Jimmy! E che fai? A sto punto non mangi qua e... I bambini avanti! Noi coi cavalli! Hello. Infatti mi sono fatto il problema, ho detto ma scusa, ma come entriamo in pick up che siamo in troppi? Qui c'è una puzza di merda. Oggi è andata così. Ma i cavalli mordono, mi sta venendo il dubbio. Comunque, giusto per dirvi, siamo nella merda. Eh già, è stato un upgrade. Saliamo? Ok. Ecco, queste sono esattamente le cose da non fare. Sapete i crash test, quelle delle macchine dove si distruggono totalmente? Quelli solitamente li fanno con una velocità che va dai 40 ai 50 km orari. Ecco, vi lascio solo immaginare se nemmeno ci arriviamo a quella velocità, ma a 20 all'ora prendiamo qualcosa. È l'unica posizione dove non vorrei stare. Guarda che volo che posso fare, posso diventare proprio... Dai, io pensavo che andasse piano, ma sta andando veramente veloce. Perfetto. Bene, ritorniamo alla nostra posizione. E adesso siamo su una strada urbana. Appena usciamo dalla città potrebbe andare molto più veloce. Siamo qua, con Jimmy. Posso accarezzare Jimmy? Posso accarezzare? Perché non capisco un cazzo questo? Giusto per dare una nota tecnica, come al solito, non so minimamente dove mi stiano portando. Però noi lo accettiamo! Accettiamo il nostro destino. Siamo arrivati in questo posto inaspettato, devo dire. Vieni, vieni! A questo punto siete qua con loro. Che fate? Non le aiutate? Senza farvi dare un calcio magari da un cavallo? Sciolgo via? Ok, sciolgo? Che devo fare? Ha paura che deve scendere lo scalino? No, poverino. Ok, ho un po' paura. Non sono tanto bravo con i cavalli. Non ho fatto praticamente niente, ma sono contento. Prima l'abbiamo sciolto, adesso il secondo. Solo che non ho capito che ci facciamo qua. Vi voglio far vedere il posto. Questo che vedete può sembrare l'oceano, ma in realtà è un lago gigante nel bel mezzo della Thailandia. Però sono venuti qua con i cavalli, ma non ho capito a fare cosa. Pensavo infatti che andassimo tipo nell'allevamento, invece no. Comunque, tutto molto bello, solo che dobbiamo fare? Sono confuso. Grazie. Ultimo modello. Abbiamo anche il tavolo. Si sta trasformando in un picnic familiare. Colpo di scena. Il bambino si è preso delle fragole. Però la cosa allucinante è che molto spesso diciamo quanto sono indietro questi paesi, questo e quell'altro. Non avevano i contanti, usano la loro applicazione per pagare. Ha messo un codice e ha mandato i soldi alla signora che se ne sta andando. A volte in Italia siamo ancora carta sì, carta no. Sto cominciando ad avere paura del bambino. Aspettate. Questa è una frusta da... cos'è? Da Texas. Come funziona sta cosa? Che devo fare? Com'è? Così? No, come si fa? Aspetta, fammi vedere che non ho capito. Allora, vai, tieni. Pa, pa, pa. Poi? Fammi vedere. Ma sei un pesce, sei. Queste sono le persone da cui non dovete imparare... Ma scusa, se lo faccio come l'hai fatto tu mi faccio male. No, dammi qua, non lo voglio più fare, tieni. Ok, oggi abbiamo fallito diventare un cowboy. Quindi l'unica cosa che ci resta è aiutare loro. Il signore nel frattempo sta mettendo le selle ai cavalli. Adesso lo aiutiamo un po'. Si mette prima questa sorta di tappeto sopra. Poi questo piumino e poi la sella. Non so voi, ma personalmente... Non ho mai messo una sella a un cavallo, ok? Questa? Che devo fare? Devo passare sotto? Ok, passiamo a lui. So che non è consigliato stare dietro ai cavalli perché se vi danno un calcio non è bello. Perfetto, adesso ho anche l'abbigliamento giusto. Una volta messa la sella, gli sta mettendo le... come si chiamano? Briglie? Se lo aiuto a mantenerle che è un po' complicato. Poi una cosa interessante che fa è questa, per far sì che il cavallo aderisca il meglio possibile alla sella, o il viceversa, cioè la sella aderisca il meglio al cavallo. Comunque di questo tizio non mi fido, cioè a me è proprio pericoloso. Quindi avete trasportato i cavalli, gli avete messo la sella, cioè avete un cappello da vero cowboy. Che fate? Giulio. Cowboy Giulio. Cowboy Giulio, esatto. Che fate? Non salite? Tieni, ok, io non sono mai salito. Quando è l'ultima volta che sono salito su un cavallo? Cowboy Giulio. Cowboy Giulio.
Perfetto. Wait. Fermo. Ok, perfetto, sono sceso. Non sono mai stato così felice in vita mia. Ho capito che non è arte mia questa. Ma la cosa incredibile è che sono pienamente agitato e invece poi c'è il bambino di 5 anni che come se non fosse niente. Che cos'è questo? Wood? No, it's okay. È erba. In Thailandia è legale, però non avevo ancora visto nessuno fumarlo. Non viene canna. Però be sfizio, voglio vederlo. Non fumo, ma originale Thailand. Cioè praticamente una canna di bambù e questa è un'altra canna di bambù inserita dentro e messa con questo che sembra tipo patafix. Ci mettono l'erba qui e la fumano. C'è un odore bello forte. Crab. Crab. Originale Thailand. Bong. Lai bong. Bong, ok. Bong. Sì, è un bong thailandese bong. Fatto di canna. Bong. In the world, bong. Bene, con la mia nuova famiglia di allevatori di cavalli thailandese sto a fare un picnic con loro mentre fumano erba. E che dire, la cosa importante di oggi è che ho scoperto che andare a cavallo non è arte mia, quindi mi terrò molto alla larga. E come sempre può sembrare una cosa stupidissima, però finché non le fate le cose, come fate a saperlo? Ma ha sputato davanti alla telecamera. Ma sei un criminale. Ma dove ti hanno preso? No, comunque a parte i scherzi, davvero. Tutte queste piccole cose, finché non le provate, come fate a sapere se vi piacciono o meno? Capi? Oh. Ve l'ho detto che non è uno di cui fidarsi. Quando incontrate questa gente nei viaggi, attenti. Non so quante cose mi sono evitato non ascoltando certa gente veramente improponibile come lui, che sembra molto gentile, ma in realtà è un inetto. E gli inetti sono pericolosi. L'ennesima conferma. Bravo. Come va la gamba? Che ti sei frustrato? No. Bravo. Questo video più che per la questione dell'esperienza in sé, potremmo concluderlo dicendo veramente di stare lontani da queste persone. Sono le persone più pericolose. Prima ho sbagliato ad ascoltarlo salire sul cavallo mentre lui lo portava, perché non era proprio capace. Il modo più facile per farsi male è seguire questa gente qui. Pure prima sul pick up, quando si è seduto al fieno, mi ha fatto sedere pure a me. Nemmeno lui sapeva quanto era pericolosa quella cosa. Poi stupidamente l'ho seguito, ma questo è un monito a me. Ma questo voglio che sia un promemoria, sia per me che per voi, nel caso in cui dovessi fare un viaggio, di non ascoltare tutta la gente, perché a volte si incontrano persone che vi vogliono far fare cose pericolose ed è meglio evitarle o quantomeno fare cose insieme a loro ma non ascoltandoli al 100%. Lui invece è uno molto capace, se li giostra e gestisce questi cavalli a 5-6 anni come se non fosse niente. Cioè non sto scherzando, ascolterei più il bambino che non sto tizio che ho figlio.